Ciao a tutti e bentrovati ai 101 secondi viola di oggi. Da dire poco sulla partita, sulla prestazione e sulle novità che arriveranno da questa settimana. Inevitabilmente si andrà verso l'addio da Paolo Sosa, con tutte, diciamo così, con tutto quello che poi potrà accadere in futuro, con una tifoseria non certo contenta della squadra, ma soprattutto del comportamento quest'anno della proprietà. Però al di là di questo, la Fiorentina sta già cominciando a programmare il futuro, al di là di chi sarà l'allenatore. Lo sta facendo con Daniele Pradè, che, come vi abbiamo detto qualche giorno fa, probabilmente rimarrà direttore sportivo della Fiorentina. Se Pradè dovesse rimanere a Firenze, la Fiorentina punta dritto per la difesa su Tonelli, un nome che è tornato in queste ore. Tra l'altro, la Fiorentina che perderà comunque altri italiani, Pasquale probabilmente non prolungherà il contratto, ci sono altri giocatori che la Fiorentina ha bisogno in tutti i modi di tesserare, italiani, perché dal punto di vista della rosa occorrono naturalmente giocatori di questo tipo. Tonelli, oltre a essere italiano, è anche un gran bel difensore, certo ha un costo importante. La Fiorentina con l'Empoli sta già parlando da tempo. Pradè ha sempre inserito Tonelli in uno dei suoi obiettivi principali. Se la società, se la proprietà gli darà l'ok, dal punto di vista economico Tonelli diventerà un giocatore della Fiorentina, e all'Empoli potrebbe essere chiesto un piccolo sconto inserendo nella trattativa Rebic, un giocatore che piace alla squadra toscana, che piace soprattutto se Giampaolo non dovesse rimanere ad Empoli, perché dal punto di vista del modulo Rebic con Giampaolo potrebbe durare un po' di fatica. Vedremo, si sta costruendo la Fiorentina del futuro e Tonelli è sempre più vicino. A domani con i 101 secondi viola. Un saluto da Marco Dell'Olio.